organizzare questo incontro, convegno con gli certificati bianchi. Sono abbastanza felice che sia il risiedo, sono felice di poter presenziare questo incontro, sia come tecnico che come amministratore, perché questa è un'opportunità, come dice lo stesso sottotitolo, è un'opportunità da prendere, soprattutto in tempi di crisi, quando c'è da raschiare il barile in alcuni casi. Quindi la società Inventing di Palazzolo si è proposta, e noi siamo stati molto contenti di presenziare, di ospitare questo convegno, perché è un'opportunità che si può prendere anche per i lavori già fatti in precedenza e per quelli futuri, per cui è un qualcosa che bisogna presentare, far conoscere, far cultura su questo argomento, per poter quindi aiutare quello che dovrebbe essere il futuro, cioè la sostenibilità e l'efficientamento energetico. Noi come amministrazione abbiamo cercato di fare, sia soprattutto nelle scuole, in tutti gli edifici pubblici, l'efficientamento energetico, non ultimo quello della scuola media, e cercheremo di partecipare a questo. A questo incontro, dando il nostro aiuto sia dal punto di vista della sede, ma anche dal punto di vista della diffusione di questa nuova cultura. Non c'è bisogno, per esempio, di Libre Engineering, perché penso che la conosciate tutti, vi hanno invitato direttamente loro e quindi siete in buone mani. Vi presento direttamente l'ingegnere Fantino, che presenterà e ci spiegherà bene, a me per primo, questa opportunità, e niente, non perdo altro tempo, do subito la parola a lui, non prima di avervi mandato i saluti del sindaco, che non ha potuto intervenire, che però naturalmente siamo tutta l'amministrazione che saluto. Passo la parola all'ingegnere Fantino e mi siedo da spettatore da te. Grazie. Io mi alzo, preferisco fare qualche chiacchiera da alzato. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti coloro che sono venuti da fuori facendo il gruppo di strada. Scopriamo che per arrivare a Palazzolo per molti è una specie di dramma, di cicana attraverso la rivoluzione, direzione. Speriamo che a breve questo finisca. Quindi iniziamo, anche se magari qualcuno arriverà un pochettino in ritardo, però anche per dare la possibilità a tutti di rientrare, insomma, con tranquillità. Quindi, allora, il meccanismo dei certificati bianchi, un'opportunità di business al tempo della crisi. Vi intratterrò adesso con una presentazione che durerà mezz'oretta, tre quarti d'ora al massimo. Presentazione che servirà innanzitutto per farvi capire, per chi non lo sa, qual è questo meccanismo, cos'è, in cosa consiste, perché è un meccanismo che vale da 7 anni in Italia ed è ancora poco conosciuto e poco utilizzato. È uno dei motivi perché, oltre ad essere abbastanza complesso, è anche poco divulgato. Quindi diciamo che è stato sopra le nostre teste da 7 anni, ma nessuno è, cioè, ma pochi sono riusciti ad attingere a questo meccanismo. Siccome si parla di risparmio energetico, noi ci lavoriamo, ci abbiamo lavorato e dobbiamo ancora lavorarci, abbiamo dedicato risorse, tempo su questo aspetto. Adesso siamo pronti per proporre a tutti un'operazione che vogliamo fare, e che per farla è necessario avere la collaborazione di tanti soggetti. Chiedo a mio collega Monaco di andare avanti e quindi inizio questa semplice presentazione. Voglio partire dalla fine perché ci arriveremo in maniera corretta, però vi dico dove vogliamo arrivare con questa prima presentazione. Praticamente alla fine di questa presentazione stiamo partendo con 3 interventi cruciali, quelli più utilizzabili di efficientamento energetico. Scritto nella slide, capirete com'è possibile ottenere un incentivo pari a 1.200 euro in 5 anni con l'installazione di 4 metri quadrati di pannelli solari per la propria sanitaria,
ho 1000 euro in 8 anni con 50 metri quadrati di doppi vetri installati in sostituzione di vetri semplici in un'abitazione già esistente, quindi è quasi 7000 euro in 8 anni con 1000 metri quadrati di isolamento termico a cappotto realizzato presso l'edificio. Chiaramente questo tipo di incentivo, lo dico in anticipo, in questo momento e per tutto quest'anno è ottenibile anche andando a ripescare lavorazioni di questo tipo già fatte dal 2007 fino ad oggi, cioè fino al 31 dicembre 2012. Vedo che qualcuno lo scrive e vi consiglio di scrivere, perché alla fine magari facciamo un piccolo dibattito, facciamo delle domande, però preferirei andare avanti con la presentazione e poi andare a chiarirci qualche eventuale dubbio che vi sorge ascoltando la presentazione. Quindi, ripeto, c'è un varco che il legislatore oggi ci sta consentendo di utilizzare, perché siamo indietro con tutta una serie di obiettivi e quindi sorge la necessità di accelerare su questo aspetto. La presentazione che farò si attiva su questi quattro punti brevemente, per chi non ci conosce diremo chi siamo, qual è il nostro avviso, qualche slide su questo, dopodiché spiegherò il meccanismo dei certificati bianchi, che cosa consiste, da dove nasce, perché nasce, come funziona. Quindi faremo degli esempi pratici con una stima di guadagni, ci soffermeremo su questi tre interventi. Sono 3 su 40 interventi tipo utilizzabili per ottenere certificati bianchi, i primi su cui vogliamo partire speditamente. E poi chiuderemo questa presentazione con una nostra proposta di collaborazione fatta a ciascuno di voi, che al termine della presentazione può magari passare dalle ragazze all'ingresso e ritirare questa sorta di accordo di affiliazione. Bene, allora, per chi non ci conosce, noi siamo una società di ingegneria, una società che fa sia progettazione che realizzazione di impianti fotovoltaici, siamo di Valanzolo, in questa slide ho messo l'evidenza pubblica dei nostri requisiti, siamo un'azienda certificata nel registro navale, 9001 e 18001, quindi sia qualità che sicurezza. Sull'ambientale per il momento non abbiamo voluto addentrarci, ma probabilmente lo faremo più avanti. Abbiamo un'attestazione SOA, per chi è, diciamo, del ramo, le categorie della nostra attestazione SOA sono la OG1 quinta, la OG3 terza, la OG11 quarta e la OG9 terza, quindi costruzioni, strade, impianti fotovoltaici. Altro tassello importante per cui oggi siamo qui, siamo una cosiddetta ESCO, cioè Energy Services Company, dal 28 giugno 2010, cioè siamo una società che offre e realizza interventi di efficientamento energetico presso i clienti finali, quindi una società che opera sul territorio per eseguire interventi di efficientamento energetico. Oltre a questo abbiamo fatto una stretta intorno a dietro, un altro passaggio importante, siamo accreditati al CME, il gestore del mercato elettrico italiano, che è il soggetto all'interno del quale vengono scambiati i titoli di efficientamento energetico, ovvero i cosiddetti certificati bianchi. Passaggio importante che finalmente siamo riusciti ad ottenere. Andiamo avanti. Va bene, i nostri numeri, siamo avanti il 22 maggio del 2007. Questo dovrebbe essere importante per una cosa semplice, perché potremmo riuscire a incamerare interventi, che poi vi dirò, di questo tipo di efficientamento energetico a partire da quella data, anche se in effetti le possibilità sono dal 2006 in poi. Però essendo nato il 22 giugno, il 22 maggio 2007, diciamo la data iniziale per noi è questa. Abbiamo portato ad incentivazione ad oggi 650 impianti fotovoltaici, lavoriamo prettamente sui piccoli impianti, 81 in Puglia, 564 in Sicilia, sono fatti un conto, l'1,57% degli impianti incentivati in Sicilia lo abbiamo fatto incentivare noi,
500.000 impianti in tutta Italia, quindi in Sicilia comunque saranno 50, vabbè, il 2%, no? Saranno 10.000 circa. Ok, andiamo avanti. Cos'altro facciamo? Siamo società di consulenza, quindi nasciamo da lì e facciamo certificazione di qualità di prodotto, ambientale, sicurezza e audit energetici, su cui andremo a svilupparci sempre di più. Ultimo passaggio importante: abbiamo costituito una rete di impresa, per meglio dire, sfruttando una legge che è in vigore l'anno scorso, quest'anno grazie a Dio il governo non ce l'ha prorogato, è ancora in vigore, il governo che non esiste non ha potuto prorogarlo, quindi in sostanza abbiamo fatto un accordo con due società simili a noi, una del Lazio e una della Toscana, per accorparci e affrontare un programma comune con una serie di obiettivi. E questo ci ha permesso in una forma aggregativa importante di mantenere la nostra indipendenza e di avviare comunque dei progetti comuni che sono sempre ruotano nell'ambito delle energie rinnovabili. Uno di questi in particolare è la formazione. Difatti, apro una parentesi e chiudo con la prossima slide, vai avanti. A proposito di questo, volevo dire agli installatori da fonti di energia rinnovabile, cosiddette FER, che sono qui presenti, che siccome è obbligatorio ed entrerà e se lo sarà dal 1 agosto 2013, per gli installatori ottenere un attestato che è stato definito con l'ultimo conto energia e che però senza determinare e identificare esattamente i criteri e le caratteristiche, adesso con l'ultima conferenza Stato Regione del 25 gennaio è stato definito che per operare sul territorio e installare impianti di ferro occorre un corso di 80 ore fatto con determinate caratteristiche su cui noi ci stiamo lavorando, anzi direi che l'abbiamo quasi finito, sfruttando i nostri partner del Toscani e dell'Anziano, e quindi a breve sarà pronto un corso di 80 ore fatto quasi tutto in quei libri, perché capiamo che seguire 80 ore per un installatore e spostarsi magari da un territorio all'altro e diventa pesante, c'è la facoltà di farlo in e-learning, e quindi sarà pronto per chiunque ne voglia beneficiare. Può contattarci e quindi definire esattamente il da farsi. Perché scegliere di fare la rete? Questo è l'ultimo passaggio prima di intraprendere quello dei certificati bianchi. Abbiamo scelto di fare la rete perché abbiamo la nostra visione del mercato, quella di provare a rimanere piccoli confrontandoci con i grandi, e questo è l'unico modo in cui poterlo fare, è quello di aggregarsi, perché anche se si ha una marginalità o territoriale o di servizi, se si riesce ad aggregare altri soggetti, altri partner, altri privati, altri professionisti, e si riesce a condividere comunque un obiettivo, a lavorare su un obiettivo, direi che quello che si riesce a fare è riuscire a competere con soggetti che hanno una dimensione, una massa critica molto maggiore. Questa è una cosa, è un concetto importante che vede la prima applicazione proprio nel poter affrontare questo meccanismo dei certificati bianchi, perché è un meccanismo che è inaccessibile ad un soggetto singolo e quasi inaccessibile anche ad una società se non ha dei volumi importanti. L'unica maniera per avere dei volumi sanzi grossi è quello di fare aggregazione sul territorio. Tant'è che questo per noi è il primo intervento di tutta una serie che faremo, itineranti, sfruttando i nostri contatti, sfruttando la rete di imprese, perché per poter ottenere certificati bianchi c'è bisogno di aggregarsi, perché altrimenti l'alternativa è di essere una grossissima società che effettua volumi di interventi importanti e quindi riesce a bussare al GME e scambiare certificati bianchi. Quindi il senso di questo incontro è quello di condividere con voi un obiettivo che è un obiettivo non solo nostro, ma un obiettivo anche vostro, perché alla fine vedrete la nostra
insomma, molto semplice, molto chiaro, che hanno portato dei benefici a tutti. Ok, sto andando abbastanza veloce. Allora, da cosa, da dove ha inizio il tutto? Il tutto ha inizio con il famoso protocollo di Kyoto. Il famoso protocollo di Kyoto, a cui hanno aderito tutta una serie di paesi, tra cui l'Italia, ha definito una serie di standard, una serie di obiettivi. Chiaramente è entrato in vigore poi con tutta una serie di decreti attuativi, ma ha fatto impegnare un certo numero di paesi, tra cui l'Italia, a ridurre le emissioni di gas, i cosiddetti gas climalteranti. Quindi, in base a questo, ogni paese ha dato, cioè ci sono state definite degli obiettivi nel loro comunitario, poi ogni singolo Stato ha fatto partire una legislazione propria per cercare di conseguire questi obiettivi, altri ancora li hanno addirittura voluti superare. Quindi questo protocollo di Kyoto si è tradotto nel cosiddetto 20-20-20. Questi 3-20 che sono stati definiti, accettati dall'amministrazione italiana, hanno fatto sì che l'Italia sia impegnata a fare esattamente tre cose. La prima è quella di ridurre i consumi da fonti primarie del 20%, il tutto chiaramente rispetto ad una linea che è stata definita, la cosiddetta baseline. L'altro meno 20% che ci si è impegnati di ottenere è quello della riduzione dei cosiddetti gas climalteranti, e quindi l'emission trading, lo schema di emission trading, che sono state definite tutta una serie di meccanismi. L'altro 20% che si è impegnato a conseguire è quello dell'aumento della quota di produzione di energia da fonti rinnovabili. Una volta definiti questi tre parametri, sono scattate tutta una serie di leggi di cui voi avete visto magari il colore nell'altro in ACG. Per esempio, no, torno indietro, per esempio, su questa è scattato il cosiddetto conto energia, che ha fatto sì che ne venissero a installarsi questi famosi 500.000 impianti fotovoltaici, perché il conto energia è nato perché il conseguimento di questo obiettivo chiaramente in qualche modo lo si doveva fare, quindi se non c'era l'incentivo non partiva il sistema Italia, e quindi è nato il conto energia esattamente per questo. L'emission trading è una cosa che non ci riguarda, ma questo è uno schema su cui ci sono delle sanzioni pesantissime, pesanti per i cosiddetti soggetti inquinanti, parliamo di società che producono energia, ISAB, ENI, quindi tutti coloro che hanno che su una certa soglia di emissione di CO2 sono costretti a pagare una sanzione pesante, e questo serve per scendere questa produzione di inquinante. L'altro aspetto su cui sta lavorando il paese Italia, come altri paesi della Comunità Europea, è la riduzione dei consumi del 20% relativa agli usi finali dell'energia. Su questo sono partiti vari tentativi, uno dei quali che conoscete benissimo è il 55%, la cosiddetta detrazione del 55%, nasce proprio per alimentare e far abbassare i consumi finali di energia. I certificati bianchi si muovono esattamente qui, è un altro schema che serve ad incentivare gli interventi diffusi sul territorio che producono un risparmio energetico all'utente finale nel proprio utilizzare l'energia elettrica, gas, gasolio, eccetera. Andiamo avanti. L'Italia chiaramente ha adottato la propria strategia energetica nazionale. In questa strategia energetica nazionale ci sono addirittura degli obiettivi che sono stati volutamente superati. Per esempio, sull'efficienza energetica, anziché andare sul meno 20% dell'obiettivo europeo da conseguire nel 2020, l'Italia si è impegnata a raggiungere un meno 24%. Questo è stato stabilito con la strategia energetica nazionale. Sugli altri obiettivi ci si è collegati con un meno 18-20% secondo quello che hanno fatto gli altri paesi. Andiamo avanti. Quindi il certificato bianco, detto anche titolo di efficienza energetica, ha lo scopo, leggo, di promuovere una sensibile riduzione del consumo da fonti primarie di energia mediante l'incremento dell'efficienza dei dispositivi di conversione energetica presso gli utenti finali. Questo
obiettivo è stato introdotto con, quello dei certificati bianchi, con la legge del 20 luglio 2004, cioè un decreto sui certificati bianchi nasce il 20 luglio 2004. Ha subito tutta una serie di modifiche, di emendamenti, di tarature, e alla fine la delibera del 9-11 è l'ultima legge in merito, l'ha fatto il governo uscente il 28 dicembre 2012, poi vi spiegherò perché, per quale motivo si è arrivati a questo, ma proprio prima di andare alle elezioni ha dato un ulteriore assestamento a questo sistema legislativo che governa il tutto. Lo vedremo che cosa ha fatto. Allora, cos'è un certificato bianco? Un certificato bianco alla fine rappresenta il risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio. Quindi, quando si parla di certificati bianchi, si parla di risparmio energetico equivalente a una tonnellata equivalente di petrolio. Questo vuol dire che un certificato bianco vale un TEP, vale 5.300 circa kilowattore, che per chi non ha dimestichezza di questi numeri corrisponde al consumo medio di un anno di una famiglia, che è una famiglia che consuma di 4 persone, che insomma non si fa mancare nulla, corrisponde anche all'incirca a 1.000 litri di gasolio e così via, ha la sua corrispondenza con la base poteri calorifici, non vedi bene secca, benzina, eccetera, eccetera. A questo proposito vi faccio vedere due filmati che un pochettino di risparmio energetico, che oltre ad essere un punto.
quali si sono infatti potute avvalere di questi meccanismi di incentivazione per finanziare interventi di risparmio energetico che, oltre ad essere un'importante opportunità per il settore produttivo, costituiscono un valore anche per il Paese, poiché supportano il rilancio dell'economia italiana. Al termine dei primi 7 anni si apre un nuovo ciclo 2013-2016, che tra le novità prevede una rielaborazione delle regole per l'accesso a questi incentivi e per potenziarne l'efficacia. Il nuovo dibattito aperto in occasione di un convegno dedicato al rilancio dei primi anni di attività e alle novità presenti nel decreto di rinnovo del meccanismo è stata anche un'occasione, come ha sottolineato l'ingegner Giovanni Letti, commissario Enea, per l'avvio di un serrato dibattito con l'operatore, anche al fine di saldare ancora di più il legame tra ricerca pubblica e privata. L'Agenzia infatti ha avuto un ruolo tecnico determinante nel successo di questa attività, tra cui quello della valutazione di tutte le proposte pervenute nel periodo 2005-2012 per l'erogazione dei titoli di efficienza energetica. Si profila ancora un grosso impegno per l'Enea, che per il futuro sarà direttamente coinvolta in unità di organismo tecnico nel meccanismo di certificati bianchi, come ci racconta Mauro Malona del Ministero dello Sviluppo Economico. La nostra legge energetica nazionale prevede che i certificati bianchi particolarmente importante rispetto agli altri strumenti di incentivazione dell'efficienza energetica. A tal fine il decreto introduce delle misure migliorative del meccanismo basate essenzialmente sulla semplificazione del processo di approvazione dei progetti, l'introduzione di nuove schede standardizzate, un importante programma realizzato da parte dell'Enea di diffusione della conoscenza su questo importante meccanismo per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, la predisposizione di premialità per quanto riguarda i grandi progetti e introduce delle misure di flessibilità per i soggetti obbligati al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico. Ok, questi sono due tracci di servizi che ho fatto con l'Enea, non ho voluto mettere perché diciamo, l'Enea è uno dei soggetti che l'assunto ha avuto insomma, l'onere di controllare lo sviluppo di tutto questo meccanismo. Quindi entriamo un po' più nel dettaglio. Allora, innanzitutto, quali sono i soggetti che possono ottenere certificati bianchi, diciamo, monetizzare l'intervento di efficientamento energetico? Sono essenzialmente 4, erano 2 fino a poco tempo fa, sono diventati 4 con l'ultimo DM. Innanzitutto ci sono i soggetti obbligati, chiamati obbligati perché devono necessariamente produrre un certo quantitativo di risparmio energetico, o lo producono facendo degli interventi sul territorio, oppure lo producono comprando sul mercato certificati bianchi. Questi sono tutti i distributori dell'energia elettrica e del gas con più di 50.000 clienti. Quindi questi soggetti hanno avuto l'onere di finanziare la domanda. Chiaramente insieme a questo hanno avuto la grazia di vedersi poter inserire nelle bollette un fondo che tutti noi paghiamo per incentivare questo meccanismo, quindi non sono soldi pubblici, sono soldi che vengono dalle bollette del gas e elettriche. E quindi grazie a questo benefit hanno sul capestro diciamo, la necessità di produrre interventi di risparmio energetico o in alternativa di comprare sulla borsa elettrica certificati bianchi che rappresentano interventi quindi di risparmio energetico fatto da soggetti sul territorio su cui dovremmo provare a poter entrare anche noi grazie a voi. Il secondo soggetto è quello su cui ci siamo posizionati noi, sono le cosiddette società di servizi energetici. Società che essendo accreditate presso l'AEG, l'Agenzia per l'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas, e presso il GME, possono effettuare degli interventi o raccoglierli, già effettuati sul territorio, e bussare al mercato elettrico e farli diventare certificati bianchi. Con il DM del 28 dicembre hanno inserito altri 2 soggetti. Ci sono tutte le società che hanno obbligo di nomina dell'energy manager, quindi ci vengono anche i comuni con i consumi maggiori a 1000 TEP, per esempio il comune di Valsole ci rientra pure,
e alcuni soggetti e i soggetti volontari che sono delle società che si dotano di un opportuno di schema di certificazione che è quello della 50.001, insomma una norma che attesta che il soggetto opera in un certo modo. E queste ultime due società hanno una differenza rispetto alle prime due. Gli ultimi due soggetti possono andare a certificare gli interventi di risparmio energetico fatti presso di loro, cioè presso i comuni o presso le proprie società. I soggetti obbligati e le ESCO invece possono andare a rendicontare, a richiedere certificati bianchi anche per interventi fatti presso clienti terzi. Andiamo avanti. L'articolazione del meccanismo. Due slide per spiegare un po' i punti che governano il tutto. Man mano, diciamo, facciamo il quadro sempre più chiaro. Quindi, c'è l'Agenzia per l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas che ha avuto l'obbligo di sovrintendere allo schema dei certificati bianchi. Che un altro puntello sono 10 punti capi. Gli interventi di efficientamento energetico sono realizzati presso gli utenti finali, quindi a casa anche di privati, di aziende, in qualsiasi posto. Ci sono degli obiettivi nazionali che sono stati stabiliti dal legislatore. Punto 4 dice che ci sono i grandi distributori che sono i soggetti obbligati raggiungendo gli obiettivi, cioè sono loro che devono cacciare fuori moneta per far conseguire questi interventi, che il GSE ha oggi da un paio di mesi per il GME prima, che è il soggetto che eroga i certificati bianchi, che ha un titolo di efficienza energetica corrisponde a un tempo, questo l'ho già detto. I soggetti tecnici, gli organismi tecnici che fanno la valutazione di questi interventi sono due, l'RSE e l'ENEA, che esiste, è stato definito ed esiste una borsa dei titoli dei certificati energetici, chiaramente il punto 9 dice che è previsto un contributo tariffario alle aziende obbligate a raggiungere gli obiettivi, cioè loro hanno avuto la facoltà di poter mettere in bolletta una piccola percentuale per raccogliere le risorse necessarie per poi fare gli eventi efficientemente energetico. Chiaramente a fronte di questo avranno delle sanzioni se non lo fanno. Questi sono i 10 punti che vai avanti, Bruno, sono schematizzati con questo slide. Sembra complicato, però esattamente vuol dire questo. Scritto due punti verdi, scritto voi siete qui, qua c'è l'Iblea e l'Iblea è una ESCO. Imprese, soggetti privati ed enti pubblici sono soggetti a qualunque titolo all'interno del quale possono effettuarsi interventi di miglioramento per il sistema di energia, quindi cosiddetti interventi di risparmio energetico. Questi soggetti, una volta fatti questi interventi, possono darli o a una ESCO o direttamente ai distributori con più di 50.000 utenti. A sua volta le ESCO interloquiscono con l'ENEA per quanto riguarda la parte tecnica, cioè si fanno dare l'ok dall'ENEA che l'intervento è effettivamente un intervento conseguito nel risparmio energetico. A questo punto l'ENEA dà lo sta bene alla GME, oggi al GSE, per poter rilasciare un cosiddetto certificato bianco. Il rilascio di un certificato bianco attesta che tramite la ESCO si sono prodotto sul territorio interventi di efficientamento energetico che hanno fatto risparmiare una tonnellata equivalente di petrolio. Il certificato bianco in possesso del resto, così come in possesso degli altri, viene scambiato in una borsa elettrica su cui si possono comprare e vendere certificati bianchi. Questo, bene o male, con le varie sanzioni, eccetera, è un meccanismo messo in piedi dal governo italiano nelle varie forme per il raggiungimento di questo obiettivo di riduzione dei consumi. I soggetti obbligati, chi sono? Chiaramente l'ENEL prima di tutti ha l'obbligo, nel 2012 ha avuto l'obbligo di comprare o conseguire 3 milioni di certificati bianchi e così via gli altri, ACEA, 2A, ENEL, Rete Gas, ERA, 2A, eccetera, eccetera. Questi sono tutti i soggetti obbligati, quindi quelli che formano la domanda di certificati. Andiamo avanti. Questa è la borsa elettrica. La borsa elettrica vengono scambiati i
9 gennaio un certificato bianco valeva circa 90, tra 96 e 93 euro. Questo è il valore di un TE o di un certificato bianco. Andiamo avanti. Cosa è successo fino ad oggi? Questo ci fa capire perché siamo qui e perché c'è questa possibilità. C'erano degli obiettivi, e questa colonna qui scura, di efficientamento energetico definiti con la strategia elettrica nazionale, ci sono stati poi dei TE prodotti, emessi, quindi a fronte di risparmi fatti eseguire sul territorio, che sono andati all'inizio, diciamo, abbastanza di pari passo. Con quest'ultima colonna, questa più chiara, ci sono i TE in eccesso mancanti. All'inizio non c'era molta diversità fra gli obiettivi e la produzione. Ad un certo punto si è prodotto una forte deficienza di TE sul territorio, cioè del sistema, e da non è riuscito a produrre risparmio energetico in maniera adeguata. Come mai? E questo è anche il perché è stato dato un assestamento alla normativa vigente. Se vi ricordate, tempo fa c'era qualcuno che regalava delle lampade fluorescenti con batterie, fin tanto a mettere nei fustini del Dash, forse del Vixan o qualcosa del genere. Così come qualcuno regalava dissuasori di d'acqua per i rubinetti. Bene, questi due dispositivi erano dei dispositivi che l'ENEA aveva battezzato e certificato che producevano un risparmio energetico. Aveva quantificato il risparmio energetico prodotto dalle lampade fluorescenti di combatte quando sostituivano una lampada incandescente, soltanto che forse aveva dato male i suoi conti e praticamente il risparmio che faceva conseguire questo prodotto era maggiore del valore del prodotto stesso, per cui l'EN si è fatto due conti, per quanto gli costava regalare la lampadina era molto meglio di fare chissà quante altre cose, e il 64% dei certificati bianchi sono stati emessi dal CME per pagare sostituzioni di lampade per fluorescenti compatte al posto di lampade di incandescenza. Ad un certo punto l'ENEA ha messo uno stop con una motivazione semplice, che questo non era garanzia del risparmio effettivamente conseguito, perché il fatto di dare la lampadina non assicurava che venga abitata e messa da qualche parte, e quindi ha stoppato queste schede. Il sistema si è poi inceppato e sono venuti a mancare titoli di efficienza energetica, per cui io mi sono trovato a Roma a partecipare alla conferenza dei titoli di efficienza energetica su cui era presente l'ENEA, che era un po' incazzata che, essendo soggetto privato, deve comprare qualcosa che nel frattempo non si è prodotto sul territorio, e quindi alla borsa elettrica ha avuto addirittura un innalzamento del valore del prezzo. Perché? Perché mancano titoli di efficienza energetica. Il governo ha corso i pari ed è questo TN del 28 dicembre 2012, che ha in un certo senso allargato gli ambiti di manovra di tutti noi. Andiamo avanti. Questo è per esempio il prezzo dal 2005 al 2012. Questo è l'andamento del prezzo dei titoli di efficienza energetica, è sceso fino a 50 euro, forse adesso di nuovo a 50 euro, perché chiaramente ha subito prima la l'eccesso di domanda prodotto da questi banali interventi, e adesso ha un difetto di domanda. Quindi questo è il DM del 28, pubblicato del 2 gennaio 2013, su cui ha messo in chiaro che, essendo nel 2012 scambiati 2,8 megatep di titoli di efficienza energetica, ha imposto gli obiettivi per gli anni dal 2013 al 2016, che sono obiettivi considerevoli. E nell'imponi ha dato delle semplificazioni. Andiamo avanti. Prima di dire la semplificazione, brevemente, che cosa, come si può conseguire un certificato bianco? L'ENEA dà l'ok essenzialmente su tre tipologie di interventi di risparmio energetico. Noi ci concentreremo a lavorare su queste, su quelle standardizzate, perché questi sono interventi più complessi. Questi qui invece sono quelli di cui l'ENEA ha tirato fuori una scheda standard, per cui si sa esattamente che, fatto l'unità base di prodotto, materiale installato, intervento fatto, si sa esattamente quanto risparmio produce, perché è stato stimato dall'ENEA.
aspetta, torna indietro velocemente. Questi interventi sono interventi più complessi, si fanno in ambito industriale, c'è un metodo chiamato analitico, un altro costruttivo, presuppone che i gruppi non sono messi su degli impianti, presuppone che l'ENEA ti dia uno sta bene sull'intervento da realizzare e quindi in base alle misurazioni successive vengono definiti il risparmio, ovvero fatto conseguire all'impianto o al sistema. Le schede standardizzate sono quelle che più ci consentono di lavorare meglio e sono essenzialmente una quarantina, è uno dei fogli che avete avuto consegnati nella cappetta. Prima erano 29, da giugno sono diventati una quarantina circa. Noi ne abbiamo contati alcuni su cui vogliamo partire in maniera più veloce possibile. Chiaramente siamo disponibili ad affrontare qualsiasi tipo di altro intervento o tra virgolette appostare l'ENEA proponendo altri interventi di efficientamento energetico. Quindi quelli su cui ci siamo concentrati per tutta una serie di motivi, perché negli ultimi 6 anni ne possiamo andare a trovare tanti, e poi vi dico anche perché uno dei paletti che hanno tolto dall'ultimo DM è quello di avere la possibilità per quest'anno, cioè fino al 31 dicembre di quest'anno, di poter andare a ripescare interventi già fatti sul territorio dal 2006 ad ora e quindi andare a farli diventare certificati bianchi. Dal 1 gennaio 2014 questo non sarà più possibile, perché evidentemente stanno andando a dare adesso la facoltà di offrire domanda di certificati e poi vogliono standardizzare un po' la cosa. Quindi gli interventi su cui vogliamo lavorare sono la sostituzione dei doppi metri al posto di metri semplici. Questo è un intervento che è quantificato al metro quadro. Ogni metro quadro del doppio metro di sostituzione di un metro semplice installato in un'abitazione o in un edificio, in un ambito ospedale, produce un certo risparmio standard. L'altro intervento è l'installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria, quindi pannelli solari per acqua calda, anche qui vanno a metro quadro risparmi. Poi ci sono le due schede per le quattro risolamento termico anche appunto sugli edifici. Questi producono due tipi di risparmi, uno sul risparmio sull'affrescamento estivo, cioè se l'edificio ha un sistema di raffrescamento, oppure sul riscaldamento invernale. Si possono usare tutte e due o uno soltanto di questi. Chiaramente ce ne sono tante altre. Le avete tutte lì, ci sono dal 3 gennaio di quest'anno ci sono anche le stufe a pellet, ci sono i sistemi di UPS cosiddetti, regolatori di tensione negli uffici, ci sono le diffusioni di autovetture per la trazione elettrica o a biometano, ci sono la sostituzione di lampade a vapori di sodio con lampade a LED. Il rifasamento dei motori, ci sono diversi interventi su cui ciascuno di voi, se ritiene di avere sotto mano qualcuno che l'abbia fatto, insomma, per poter accedere alla documentazione di questi interventi, sono tutti i primi, questi valgono dal 3 gennaio poi, ma i primi, quelli fino alla scheda 29, indietro, sono tutti interventi che possono essere presi dal 2006 ad ora. Vedete, mancano le schede numero 1 e un'altra che erano proprio quelle delle lampade fluorescenti compatte, e la 10 forse. Poi ci sono anche gli impianti fotovoltaici minori di 20 kW a patto che non abbiano avuto accesso al conto energia, quindi praticamente pochi, ma forse qualcuno c'è in giro. Poi ci sono i condizionatori dell'aria esterna ad alta efficienza, non potendo un frigorifero inferiore a 12 kW, la cosa se ne sembra fuori che LED, sistemi di prevenzione del miglioramento stradale, caldaie a 4 stelle sono inferiori a 35 kW, sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a gas, qui manca prima la dicitura con l'accensore pizza elettrica, quindi sono meno presenti tutte le cose. Ci sono tutta una serie di interventi che sono quantificati, certificati. Andiamo avanti. La durata dell'incentivo. L'incentivo non è dato in maniera immediata, ma è dato per 5 anni in tutti gli interventi, per tutti gli interventi, tranne per quelli che riguardano l'involucro dell'edificio. Per questo è dato per 8 anni. Quindi l'isolamento termico del cappotto e il doppio vetro nell'abitazione agendo sull'involucro dell'edificio beneficiano di un incentivo che dura 8 anni.
Un'altra cosa importante, il motivo per cui c'è bisogno di fare aggregazione, è la dimensione minima degli interventi. Noi per poter bussare all'ENEA e quindi al CME dobbiamo rendere notare un progetto unico fatto con una cascata di interventi che raggiunge almeno la soglia di 20 tonnellate equivalenti di petrolio. Quindi con un pannello solare non ce ne facciamo niente, con due nemmeno, tre nemmeno, ma almeno dobbiamo raccogliere, direi, fra 20 e 30, fra 16 e 30, mi sembra, dipende da una serie di cose, dalla fascia climatica, da tutta una serie di parametri. Per quegli analitici 40 tette, noi ci focalizziamo sugli interventi standard. Andiamo avanti, c'è una scheda esemplificativa che parla proprio di, per esempio, sonare termico, quantificato in metro quadro, occorrono da 33 a 123 metri quadri di pannelli solari per avere un quantitativo minimo che faccia 20 termi. Chiaramente se faccio la pannella solare se lo uso un conto, se li faccio a Nicolosi o a Bastante Grappa, un altro valore. Questo vedremo poi quello dell'incentivo che raccoglie, quello su cui non abbiamo consegnato delle linee guida, noi abbiamo messo delle linee guida, delle documentazioni necessarie per ottenere l'incentivo soltanto di solare per la copertura sanitaria, da porto per il volume degli edifici e tutti i vetri, perché sugli altri è un po' più difficile, perché c'è qualcuno che mi dice che ho installato 2000 condizionatori e quindi abbiamo 20 tempi per poter scambiare i tempi di altri tempi quando si facevano questi numeri. Ok, andiamo avanti. Una cosa importante, definita forma ITM, proprio per far fronte a questa carenza di domanda è stato definito che tutti gli interventi retroattivi utilizzabili per ottenere gli incentivi possono utilizzarsi indipendentemente dal fatto che abbiano beneficiato di una detrazione fiscale del 55%. Questo apre a tantissimi lavori che sono stati già fatti. Lo stesso DM dice che dal 3 gennaio 2013, per gli interventi fatti dopo il 3 gennaio 2013, questo non è più possibile. In sostanza ci hanno detto, sbrigate, avete un anno di tempo per raccogliere interventi sul territorio e farli diventare certificati bianchi. Altre condizioni di non cumulabilità sono dal 3 gennaio che sicuramente questi interventi non abbiano beneficiato di incentivi statali a carattere nazionale, ma sono aperti gli interventi che hanno però beneficiato di incentivi a carattere comunale, ma è difficile un comune abbia potuto dare incentivi, però regionale e comunitario. Quindi se per realizzare l'intervento si è beneficiato di un incentivo negli anni pregressi a carattere europeo, è utilizzabile. Questa dice la stessa cosa sulla cumulabilità, è già detta. I tempi di realizzazione dell'intervento, perché dobbiamo accelerare? I tempi sono questi. Una volta raccolto, allora, l'intervento può essere stato realizzato dal 2006 a ieri. Una volta che viene rendicontato con una documentazione di un certo tipo, viene presentato un progetto all'ENEA, questa è diciamo, facoltà nostra, quella di raccogliere la documentazione di interventi e chiedere all'ENEA l'istanza di tecnica sullo stabilimento di questi interventi. L'ENEA si mette 60 giorni di tempo per dirci ok, dopodiché vengono assegnati alla Expo i certificati bianchi. A questo punto può venire la vendita del certificato bianco sul mercato. Quindi, aggiungendo 60 giorni e se vogliamo arrivare entro il 31 dicembre di quest'anno, diciamo che entro luglio, vorremmo avere quanti più interventi realizzati sul territorio, altrimenti cominciamo a avvicinarci pericolosamente ad una soglia al di là del quale non ce ne facciamo più nulla e dobbiamo lavorare soltanto con interventi fatti senza detrazione fiscale del 55%, che ce ne vediamo tanti, e soprattutto non c'è più questa retroattività, a meno che qualche altro intervento governativo non riconosca che siamo ancora dietro con gli obiettivi e quindi lascia aperta una finestra, ma
ubbidiamo. Andiamo avanti. Quindi a questo punto vediamo tre casi pratici di cosa possono essere questi interventi e cosa servono per essere utilizzati come per ottenere le certificazioni di piano. Facciamo caso di due pannelli solari installati per esempio a Siracusa, in una abitazione che ha un preesistente boiler elettrico. Vado veloce, nel senso che vedete dei numeri, non entriamo molto nel numero, andiamo per il soldo alla fine, perché insomma, andiamo, chiaramente dipende dalla zona climatica su cui sono installati i pannelli, perché un conto è installare in zone con soleggiamento elettrico, un conto è installare ad arrestare, per una fascia climatica diversa. Da queste fasce climatiche, dalle superfici dei pannelli, vengono fuori quello che è chiamato risparmio specifico lotto, il T per l'anno su un metro quadro, viene quantificato, poi ci sono tutta una serie di coefficienti, ma erano operazioni che faremo noi, alla fine due pannelli da 1,91 metri quadri, un esempio in particolare due pannelli classici, fanno ottenere un incentivo di 210 cioè 0,2 TEP all'anno su un metro quadro, che andiamo avanti alla seconda parte della scheda. Ecco, un intervento come questo, per essere stato installato a Siracusa con quasi 4 metri quadri di pannelli solari, indipendentemente se abbia già avuto una detrazione del 55% o quello che vogliamo, può produrre circa 200 euro all'anno, perché l'incentivo è dato per 5 anni, di titoli di efficienza energetica. Questa è una possibilità aperta a tutti in questo momento, che chiaramente dal 31 dicembre 2012 non sarà più possibile andare a realizzare per interventi già fatti. Andiamo avanti. Di cosa c'è bisogno per fare tutto questo? Noi abbiamo facoltà di ottenere certificati bianchi, abbiamo bisogno di andare a scovare sul territorio. Quindi la chiusura di questo nostro incontro è poi verterà su una proposta di collaborazione per chi vuole. Abbiamo bisogno di soggetti che ci vengono di volontaria degli interventi fatti sul territorio. Un intervento per essere utilizzabile ha bisogno innanzitutto di una liberatoria del cliente. Il cliente deve essere avvertito che questo intervento avrà beneficiato con ciò di liberatoria. Oltre a questo, semplicemente una fattura o DDT che comprova l'installazione del pannello, è una scheda tecnica che possiamo anche andare a procurarci noi se abbiamo la marca matricola del pannello, su cui dobbiamo facciamo delle valutazioni perché ci sono dei requisiti minimi per poter essere utilizzati. Quindi questi tre banali documenti già attestano l'intervento realizzato sul territorio. Oltre a questo chiediamo, perché ci può essere richiesto avanti, una foto dell'intervento e un documento del cliente. Con questi noi siamo sicuri che qualsiasi tipo di controllo, insomma, non abbiamo rendicontato nulla che non era effettivamente un controllo, anche perché siamo soggetti a controlli da parte del GSE. Quindi con questi interventi si può certificare che un intervento di stato energetico sul pannello solare per accoglienza. Secondo caso, su cui facciamo molto riferimento. Isolamento a campotto realizzato, vi faccio un esempio, una villetta unifamiliare di 130 metri quadrati in pianta rettangolare a Palazzo, zona climatica di la villetta già caldaia a gas e raffreddamento estivo con split. Questo vuol dire che questo intervento produce due fonti di risparmio, una sul riscaldamento invernale e una sul riscaldamento estivo. Cos'altro devo dire? Antonio Diero? Detto una cosa, questo è anche importante perché vedere, ci sono diversi tipi di certificati bianchi, tipo 1, 2, 3, 4, 5, dipende dall'energia primaria risparmiata, quindi è importante sapere che cosa abbiamo risparmiato. Andiamo avanti. In questo caso abbiamo bisogno di verificare la caratteristica termica dell'isolante, prendendo la scheda tecnica, sono considerato l'esistenza termica dell'isolante. Lo spessore chiaramente, perché abbiamo una sottomina da verificare. Quindi, vai avanti.
si verifica che, questo lo avete nelle linee guida, la resistenza termica delle zone è maggiore di quello previsto per la zona climatica, che per la DIE con il culo 1 gradi Kelvin, 4 metro quadro. E quindi sappiamo che va bene, a questo punto andiamo avanti. Ci sono dei conteggi da fare, su cui noi poi lavoreremo, presenteremo tutta la mela, quindi per un intervento di questo tipo parliamo di una villetta di 130 metri quadrati, vai avanti. Ultima considerazione, importante, che abbiamo bisogno di saperlo, c'è bisogno di sapere la stratigrafia della parete sul quale viene posto il cappotto termico. Avrete lì delle linee guida, perché il capo di partenza, cioè diventa tanto più proficuo quanto più riesce a sopperire alla deficienza strutturale. Quindi, se partiamo da una parete di calcio strozzato leggerino da 20 cm, abbiamo un campo di partenza, diciamo, va individuata qual è la situazione di partenza e quindi da questo scatto fuori una serie di problemi. Andiamo avanti. In un caso di questo tipo, andiamo avanti, si fa una serie di valutazioni, viene fuori per esempio che, andiamo avanti ancora, che per un intervento di questo si può beneficiare di circa 180 euro all'anno, che per 8 anni fanno 1440 euro, quindi una semplice vivetta di 130 metri quadrati, che ha avuto realizzato un cappotto termico, ripeto, dal 2007 a ieri. Terza documentazione che ci serve. Documento di trasporto, fattura di vendita, fattura di applicazione, ci dicono la Venea del cappotto termico. Una scheda tecnica su cui andiamo a rilevare le caratteristiche delle zone e la famosa liberatoria del. Oltre a questo, normalmente va avanti, una foto dell'intervento per il documento del cliente. Ultimo passo, doppi metri. In maniera similare, in questo caso stiamo ipotizzando 50 metri quadri di vetri installati a Palazzo Valgrede di doppi metri in sostituzione di vetri semplici. Con una casa che già ha un certo livello di riscaldamento, qui va verificata semplicemente la trasmittanza del vetro, del doppio metro, quindi ossia inferiore a 3 watt sul metro quadrato della richiesta, anche a un metro a controllo solare, ma quasi tutti i doppi metri 4, 12, 4 ci rientra tranquillamente. E quindi a questo punto, in base a tutta una serie di parametri che noi dobbiamo sapere, in base a dove dobbiamo intervento, si viene a quantificare. Per esempio, per 50 metri quadri di doppi metri si può beneficiare di un incentivo di 1000 euro all'anno, di 1000 euro in totale, cioè 130 euro all'anno. Questo è per 8 anni. Okay. Anche qua, una liberatoria del cliente, una documentazione attestante della trasmittanza della rete e una fattura di vendita di installazione. Chiaramente, il documento del cliente è la schematizzazione dell'infissimo, della finestra, del doppio vetro, perché dobbiamo in certo modo anche poter individuare qual è la. I metri quadri installati. Questi sono tre interventi su cui si può lavorare da subito. Ripeto, abbiamo la facoltà di andare a individuare sul territorio di ciascuno di voi e a questo punto di venirci a proporre questa operazione di ottenimento di certificati bianchi. A fronte di questo, chiaramente, noi oggi abbiamo, ripeto, questo è il primo di una serie di conti che facciamo. Abbiamo una proposta molto semplice da fare, su cui già il modo di fare ora può chiedere una copia di una sorta di accordo di collaborazione e poi magari ci sentiamo successivamente nella carpetta di tutti i nostri riferimenti per definire i dettagli. La nostra proposta chiaramente è quella. Questa è la scheda tecnica che avete, perché ripeto, siamo liberi, anche perché ancora il tempo non ci ha dato la possibilità di affrontare qualsiasi tipo di intervento di efficientamento. I primi sono quelli che abbiamo già puntato in maniera chiara, gli altri dobbiamo solo lavorarci un po' per definire una serie di paletti. Ecco, queste sono le linee guida, vedete, per installare termini, queste sono le cose che ci servono, la fattura, il materiale di installazione, la foto di installazione, un modulo, una raccolta dati correttamente compilato, dal cliente che funziona nel liberatorio, una foto.
anche della proprietà del cuore resistente, meglio perché sappiamo cos'è, com'è il tipo di alimentazione energetica dell'edificio, i documenti di identità del cliente. Poi ci sono una serie di linee guida, questi li possiamo anche verificare con noi, sono degli incroci che facciamo sulle caratteristiche tecniche del parmeno. Andiamo avanti. Quindi questa è una scheda tecnica del parmeno, basta verificare che il rendimento è superiore a un livello minimo, abbastano quasi tutti i bambini che ci sono sul mercato. La sostituzione del doppio vetro, chiaramente qui occorre soprattutto verificare che la certificazione del doppio vetro è tale per cui la trasmettanza è inferiore a 3. Oltre a questo, chiaramente abbiamo bisogno di fatture di acquisto del materiale, fatture di installazione, la scheda del doppio vetro, la trasmettanza, abbiamo detto, una foto di installazione o uno schema dell'edificio, della finestra, una volta che sta installando, il documento del piede, precedente dell'applicazione del cappotto. Dopodiché, oltre a questo, andiamo avanti. Nelle linee guida avete già, per farvi un conteggio in base alla zona climatica, sulla Lusa, Siracusa, tutte le zone climatiche dei paesi, per cui potete verificare il cappa del cappotto tecnico, se è congruente. Ma per esperienza, in una zona di mare bastano anche 2 cm di salande, ma in una zona montana dobbiamo almeno andare a 4. Andiamo avanti. Cosa vogliamo fare? Noi vogliamo fare un discorso molto semplice. Un accordo di collaborazione più dei più classici, che prevede di dividere i due pezzi, con sicuramente ciascuno di voi, in modo tale che abbiamo tutti il nostro tornavolta nella produzione della documentazione e noi nello scambio dei titoli. Chiaramente, poi magari se dovete fare qualche domanda, ma poi lo vedremo alla fine, sulla maniera con cui ci viene rimborsato il TIE, che sarà la stessa con cui noi vorremmo rimborsare a voi. Questo accordo prevede due parti, una classica suddivisa di 50 e 50, su tutto ciò che viene quantificato e scambiato in titoli di efficienza energetica. L'anello debole che abbiamo riconosciuto, che va affrontato, qual è? Vai avanti, è questo. Non è detto che tutti i clienti accettino, perché potrebbero essere interventi fatti a casa vostra di cui siete liberi di venire a portare e ricevere la parte vostra, potrebbero essere degli interventi di soggetti terzi che possono essere tranquillamente informati, dare la loro liberatoria, ma potrebbero anche dire a momento io perché, per cosa, per come. Quindi abbiamo pensato di fare. Abbiamo già risposto chi vuole collaborare con noi avrà tutti i dettagli. Due liberatori, che abbiamo chiamato cliente informato e cliente pagato, perché lo scoglio è questo. Gli interventi fatti sul territorio ci sono, ma io lo so, ma andarli a farvi vedere ci sono gli impianti, ci costringe ad attraversare questi meccanismi. Abbiamo pensato che una maniera corretta di poter operare, se il cliente non dà una liberatoria, di riservare, e qui c'è un posto, una percentuale anche per il cliente. Percentuale che deciderete voi stessi in base alla forza, alla dimensione del cliente, che un singolo bambino magari non è giovane, non parla bandiera, ma un'impresa che ha fatto applicazione di rapporto tecnico, installazione di pannelli solari sul territorio, magari ha un certo tipo di clienti, si decide di lasciare un altro cliente. Abbiamo semplicemente bisogno di avere tutti i suoi dati, vedete qui c'è anche l'IBAN del cliente che insieme al vostro può essere gestito da noi, in modo che nel momento in cui si quantifica un euro di certificato bianco, 1.000 euro di certificato bianco, noi andiamo a indennizzare il cliente con quel 10% che vorrà, con questo 10% che è stato deportato per la percentuale di chi fa l'accordo con noi, quindi diventerebbero 50 euro e 10. In modo tale che il meccanismo pensiamo di poter andare. Chiaramente l'intervento ha bisogno di essere compiato con tutta una serie di campi che da un lato ci servono per essere tranquilli noi per un eventuale controllo, dall'altro lato sono obbligatori per quantificare l'intervento anche tecnicamente per poter presentare il progetto all'ENEA. Quindi se vi chiediamo se la casa è un ufficio o un ospedale, ha un senso.
nuova costruzione o un edificio esistente non ha senso anche questo, se c'è un impianto di climatizzazione o non c'è, se l'alimentazione dell'impianto di riscaldamento del gas, del CPM, ci sono tutta una serie di parametri che vengono concettati, se le date ti entra, andiamo avanti. Poi basta tipo l'attivo di intervento, questo è già predisposto per tre interventi, no? Qua c'è per esempio il K di partenza del 0709, il caso che abbiamo visto di varie percestruzze legislative civile qua, un nuovo rapporto che ci serve per quantificare il risparmio. E la liberatoria del cliente con una semplice firma, insieme al documento, in modo che noi sappiamo, appendice dell'intervento, va indietro, ogni intervento già codificato in un certo modo, ma andiamo a ritracciare. Abbiamo un sistema nostro che ci consente di arrivare al procacciatore e in modo tale da chiudere il cerchio del passaggio di ritorno. Quindi, con uno schema, ho voluto mettere in chiaro qual è l'operazione, che è semplice ma vi assicuro non articolata. Abbiamo bisogno di soggetti, di persone che vanno a individuare nel territorio interventi di risparmio energetico su questa falsa riga che abbiamo già fatto capire, con la produzione a livello documentale di, come abbiamo visto, di interventi già fatti dal 2007 a livello 2012 consegnati a noi. Noi abbiamo la facoltà di andare a farceli vagliare dall'INEA e quindi andarli a presentare al GME, che ci beneficia dell'equivalente di titoli di efficienza energetica. Questi titoli di efficienza energetica, una volta in nostre mani, sappiamo che avremo dal GSE lo sta bene a scambiarli, se è un intervento che produce risparmio per 8 anni come un cappotto termico, un ottavo ogni anno ci vengono liberati questi titoli in nostro possesso, con cui noi andiamo a operare una borsa elettrica. Chiaramente il prezzo con cui li venderemo sarà il prezzo al momento in cui ci vengono materialmente concessi di vendere questi titoli di efficienza energetica. Ripeto, oggi è 100 euro circa a te, 95 euro, e fa i numeri che abbiamo visto poco fa. Domani, chiaramente, se c'è eccesso di domanda, questi numeri a scendere. Quello che noi sappiamo è che istantaneamente, appena venduto un titolo che corrisponde all'intervento di sul territorio, andrebbe a prendere la quota parte del certificato bianco a chi ci ha concesso di beneficiare dell'intervento. Perché, ripeto, per lavorare su questo campo occorrono volumi che partono da 4-10 mila metri quadrati di campo installato, da 30-60 pannelli solari installati, per cui se chiudo con una riflessione, se si vuole entrare su questo meccanismo bisogna essere o grossi e non siamo, oppure essere in tanti e avere un obiettivo condiviso. Se si è in tanti e si condivide un obiettivo, si può competere con questi soggetti. Per meglio dire, non è una competizione che ci interessa, è lavorare su questo sistema che ci interessa e si può beneficiare di una quantificazione dello risparmio energetico che non fa assolutamente male. Per noi è un'attività di tutti i giorni, ma può essere, può diventare anche per qualcuno di noi. A questo punto direi che io ho finito. Se qualcuno di voi ha delle domande, siamo. Mi chiarisci quali sono i periodi degli interventi? I periodi? Allora, gli interventi sono, allora, il primo decreto sui certificati bianchi è del 20 luglio 2004. Esattamente dal momento in cui ho avuto attuazione, non me lo ricordo, penso che sia il 2006. No, ma mi dice la finestra, cioè fin quando lo vogliamo. Lavori, il periodo dei lavori. Allora, dovrebbe essere dal 2006 a un dubbio ad oggi. Io ho un dubbio che, essendo nati noi il 22 maggio 2007, ci possono venire rigettati tutti gli interventi fatti con oggi. Quindi, dal maggio 2007 a oggi. Sei contento?
ripeto, un dubbio, no, la certezza. Da maggio 2007 è sicuro. Da maggio 2007 è sicuro. Fino a... No, quel discorso del 3 gennaio. Allora, fino al 31 dicembre 2012, indipendentemente se questo intervento ha beneficiato di una detrazione del 55%. Dal 3 gennaio 2012 soltanto se non lo si è beneficiato di una detrazione del 55%. Dal gennaio 2013. È stato dal 3 gennaio 2013 soltanto se non si è beneficiato. La fattura può andare bene. Allora c'è un campo nella, se parliamo di gestione del tipo di intervento, se parliamo di cappotto termico può essere necessario, è scritto davvero può, avere l'evidenza di un titolo autorizzativo, una dichiarazione di diritto ai lavori, di chiusura ai lavori, qualcosa che ha serve questo, ma se c'è una fattura di applicazione del cappotto da parte dell'azienda, io penso che passa lo stesso, perché non è ostativo, capito che è indicato come favorevole ad inquadrare l'intervento, ma non ricordo che sia un documento obbligatorio. No, attenzione, il campo dipende dal periodo in cui è stato fatto per ottenere una serie di benefici e non delle detrazioni. Adesso noi dobbiamo guardare soltanto quello che c'è scritto lì, il K è esattamente quello bene, quello identificato nella tabella, in base alla zona climatica il K deve essere zona D 1,1, anche perché il concetto di questo intervento non è quello, il K è andato ad aumentare perché si è dato al sistema una facoltà di incrementare l'efficienza energetica. In questo momento per questo tipo di certificati c'è questo stacco che dovrebbe essere superiore a quello previsto per ottenere il 55%. Cioè, per brevità, se qualcuno ha beneficiato del 55%, quasi sicuramente siamo dentro i limiti che vanno a prendere l'incentivo. Il terreno considerato il campo dell'isolato, non mi sottolinea che il campo a cui fare riferimento è proprio dell'isolato, non dell'intero. Guarda, le nuove leggi vale anche per gli edifici nuovi o solo sostituzione? No, il doppio vetro vale soltanto la sostituzione, quindi deve essere edificio esistente. Tutti gli interventi valgono la sostituzione, non solo per il doppio vetro. Come? Tutti gli interventi no, valgono. Il cappotto vale per le nuove edificazioni. Anche per le nuove edificazioni. Solo al termine non ha. L'importante è che agisce. Cioè, il divieto sul sovratermico è se è utilizzato per il riscaldamento delle piscine. Oppure se è utilizzato, mi ricordo, a supporto già di una caldaia a biomassa, cioè deve agire su un boiler elettrico, su un sistema di riscaldamento del gasolio, deve far risparmiare l'energia da finire che sono queste. Se già si usa una biomassa legnosa e aggiungi un solare termico, non lo si dovrebbe utilizzare. Quindi anche il discorso della coibentazione delle coperture. Sì, e pareti e coperture. Quindi spero. A proposito, troverete fuori della porta un piccolo rifresco, soprattutto per chi viene da fuori, ma anche per chi è qua. Grazie. Allora, il meccanismo con cui viene elaborato l'incentivo sottratto è questo. Una volta che vengono assegnati a una ESCO, alla Engineering, i titoli di efficienza energetica, noi facciamo sempre una cosa, ci vengono assegnati 100 euro. Quindi noi abbiamo
in pancia, come si dice, c'è un tempo, il CMC dice che siccome sono tempi da scambiare in 5 anni, perché sono tutti solo i tecnici, allora ci libera 20 tempi da poter vendere sul mercato, oggi. A questo punto noi operiamo come una classica azienda che compra e vende titoli di borsa, cioè il prezzo del mercato oggi è 45 euro, noi mettiamo questi 20 tempi e chiediamo di venderli se qualcuno li compra a 96, per esempio, se qualcuno non li vuole comprare a 96, abbassiamo, andiamo a 94, magari se mettiamo 90, la prezzo è 90 e 94 troviamo subito qualcuno che li compra. Nel momento in cui vendiamo, siccome questi tempi noi associamo esattamente il 180 abbiamo andiamo a girare la quota parte di ciascuno. Chiaramente chi ci fornisce gli interventi avrà comunicato da parte nostra, a mezzo mail, sia nel momento in cui ci viene accettato dall'Enea il progetto di risparmio energetico, sia nel momento in cui ci vengono assegnati i TEP, e quindi abbiamo in mano i titoli da poter vendere, sia terza volta nel momento in cui abbiamo venduto e quindi li pagheremo. E giriamo la cosa, insomma. Non sto qui a dire, ci sono delle particolarità. Questo è il meccanismo della borsa elettrica, esiste anche un mercato bilaterale, è una cosa poi particolare, però fa abbassare i guadagni. Io anziché scambiare di dire a 100 tempi, in 5 ogni anno, posso decidere di liberarmi istantaneamente tutti a quello che si chiama mercato bilaterale, ma questo a fronte di riduzione di costi di guadagni forti, cioè posso lasciare un altro tutti i titoli a 20, 30 euro e poi ci pensano lui a scambiarsi in 5 anni, quindi la basta euro che compensa, ma guadagnerò tutto. Lo monetizzo subito. Monetizzo subito, a costo di avere un prezzo più basso. Ripeto, per chi è venuto anche alla fine, e allora chi di voi ha questa carpetta, all'uscita, chi vuole, chi ha interesse a poter lavorare in questo modo con noi, può chiedere alle ragazze fuori la bozza di collaborazione. A questo punto ci possiamo risentire già per provare a vagliare qualche intervento che avete nelle mani per sapere se è possibile o no, vi daremo tutte le altre indicazioni e ripeto, abbiamo 4 mesi di tempo per provare a raccogliere i raccoglibili sul territorio. I miei colleghi dicono che vogliono mangiare una fame, non so se c'è qualche altra domanda. Se c'è qualche altra domanda prima di interrompere, se no fuori. Grazie. Grazie.